Cercherò di essere breve. Buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento alla Regione Toscana, al Comune di Firenze e all'Associazione Regionale della Toscana di Vocazioni Storiche, parte naturalmente della nostra federazione, e per questa organizzazione, per aver pensato agli stati generali e averli realizzati. E non ripeto naturalmente i dati che Parola, il Presidente della nostra Commissione Storica, ha elaborato per conto della Federazione, e quindi quei dati poi saranno disponibili per chi vorrà utilizzarli. E noi, come si diceva, siamo usciti proprio con questi dati insieme a Federculture sul Sole 24 Ore, giornale che già dice l'importanza che poteva avere la rievocazione storica già nel 2001. Questi dati sono stati poi, quelli che ho comunicato con Beppe, sono stati poi raddoppiati nel 2010 e aumentati di quasi il 30% nel 2015. Quindi abbiamo a che fare con qualche cosa che effettivamente è importante anche per la nostra economia. Ora, è importante perché oggi si parla tanto di immagine e le rievocazioni storiche costituiscono una cultura che io definisco visiva, cioè si può vedere che cosa effettivamente avveniva. E per rievocazione storica già ho visto che ci stanno degli ampliamenti, degli allargamenti, ma intendiamo partire da un evento effettivamente avvenuto, come può essere appunto a Firenze la partita che si effettuò nel 1500, non ricordo l'anno, però era un fatto realmente avvenuto, e noi dobbiamo parlare di rievocazione storica come partente proprio da un fatto realmente avvenuto. Quindi non parliamo solo di attività sportive, non parliamo solo di attività enogastronomiche che sono sempre un mezzo magari per avere dei risultati economici, ma certamente si deve partire da un fatto, e quindi è cultura, è perfettamente cultura. Forse quando è nata la Federazione Italiana Giochi Storici nel 1992, qui vicino al Palazzo Strozzi, e non c'era questa consapevolezza dell'importanza della rievocazione storica, perché era un fatto molto campanilistico, molto chiuso ciascuno nelle proprie mura. Quindi certamente abbiamo contribuito insieme appunto alla città di Firenze, che poi in occasione del 150° dell'Unità d'Italia abbiamo nominato come capitale d'Italia dei giochi storici. Noi siamo nati a Firenze, siamo sempre stati a Firenze, abbiamo una sede qui sopra, quindi più fiorentini di così come spirito non potremmo essere. Ora, non c'era questa consapevolezza, come dicevo, e quindi oggi come oggi invece questa stessa riunione, il discorso di questa mattina di Ermete Realacci, che ho avuto il piacere di parlarci ieri praticamente, mi ha telefonato proprio in relazione al discorso, e oggi abbiamo questa consapevolezza dell'importanza della rievocazione storica. C'era anche l'UNESCO con cui noi abbiamo avuto contatti in passato e li rinnoveremo. Consideriamo che facciamo parte tutti gli iscritti alla Federazione Italiana Giochi Storici della Confederazione Europea Feste e Manifestazioni Storiche, quindi abbiamo contatti, sono stati i nostri ospiti qui a Firenze in occasione delle nostre assemblee, i presidenti della Germania, della Francia, della Spagna, del Belgio e di tante altre nazioni. Quindi abbiamo partecipato con molto orgoglio alla stesura della proposta della legge Realacci del 2010, rinnovata poi nel 2013, che tende soprattutto a un riconoscimento dell'importanza della rievocazione storica sotto l'aspetto culturale, che è la caratteristica delle rievocazioni storiche. Tutti abbiamo aggregazione, tutti abbiamo aspetto sportivo, le guidazioni, i cavalli, la fine del re, tutto quello che
che tutti abbiamo questi aspetti. Quello che c'è in più nelle rievocazioni storiche è questo aspetto culturale, tant'è vero che facciamo borse di studio per le tesi di laurea sulle rievocazioni storiche, facciamo un importante concorso per gli articoli sulle rievocazioni storiche, si chiama Cronaca di Storia, ogni anno invitiamo la giornata della storia, concorsi fotografici, che è avvenuta la premiazione a Palazzo Borghese, qui a Firenze, il 7 di dicembre. E abbiamo partecipato al progetto Giovani Scatti, che è un progetto riferito al lavoro proprio dei giovani, che meglio di me illustreranno gli illustri ospiti che verranno dietro. Abbiamo contatti con il Ministero della Cultura, contatti con il Ministero del Turismo, c'è stata una piccola interruzione quando diventò ministro la Brambilla, e poi con il Ministero dell'Interno, come si diceva oggi, per le armi. Un'unica cosa, un'unica attenzione. Siccome anche la legge Realacci si servirà poi delle regioni, chiaramente, bisogna stare molto attenti alle leggi regionali. Devono parlare veramente di rievocazioni storiche. Ci siamo riusciti in Umbria, io sono umbro, ci si sta riuscendo in Toscana, però stiamo molto attenti al discorso delle leggi regionali, perché obiettivamente quando si cominciò a parlare di questa legge nel 2007, quella dell'Umbria, si parlava di 300 manifestazioni. Siamo arrivati, mettendo dei parametri, faccio anche io parte di quella commissione, siamo arrivati a 35 manifestazioni che hanno la qualifica di rievocazione storica. Quindi attenzione, e cerchiamo di fare, il tempo è tirato, non posso andare avanti, ma tutti i dati che abbiamo elaborato come federazione possono essere a disposizione. Grazie dell'attenzione.